Questa conferenza stampa di fatto ha come oggetto appunto l'annuncio di tantissime adesioni di amministratori, tanti sindaci, circa 200, oltre 200 amministratori, circa 30 nuovi sindaci che hanno da Reggio Calabria a Cosenza, passando per Crotone, Vibo e Catanzaro, aderito a questo nuovo rilancio di Forza Italia. E noi siamo molto soddisfatti che questo annuncio lo si possa fare alla presenza del nostro leader Antonio Tajani. Di fatto Forza Italia sta diventando sempre di più attrattiva, non solo in Calabria ma anche evidentemente in Lombardia e nelle altre regioni, ma in Calabria ancora di più, facilitata da un buon governo della regione targato Roberto Occhiuto, che sta dimostrando nei fatti quella che è la buona politica, quello che è il governo del fare, quello che ha segnato già di fatto in soli 2 anni e mezzo la storia del regionalismo calabrese con delle con atti concreti. Ecco, io credo che si possa considerare oggi il governo della regione come il governo più riformatore della storia del regionalismo calabrese. Ancora ci sono 2 anni e mezzo, c'è una squadra coesa che opera intorno al presidente Occhiuto. Riferisco agli assessori, a un'assemblea legislativa di grande qualità, in modo particolare i consiglieri regionali di Forza Italia, supportati quotidianamente dai sindaci e gli amministratori locali che si sentono parte integrante di un progetto, di una narrazione di una Calabria diversa rispetto al passato. È bellissimo oggi in Parlamento poter percepire un'idea di Calabria diversa rispetto appunto al passato, quello lontano e quello recente. Oggi è una giornata importante perché a 24 ore dal deposito delle liste il leader Tajani scende in Calabria e di fatto apre la campagna elettorale sua e di Forza Italia, quindi è un ulteriore attestato di stima, di considerazione della classe dirigente di Forza Italia, di tutta questa grande squadra. Ecco, a me piace definirla così, la squadra di Forza Italia Calabria, la squadra calabrese che si fa oggi rispettare a Roma e non solo a Roma, e che certamente vuole ritagliarsi anche oggi un posto in Europa con la candidatura di Giusy Princi, che rappresenta evidentemente al meglio tutti quei valori, ecco, di Forza Italia, del PPE, ma anche, permettetemi di dire, quei valori che hanno oggi incarnato tutti i calabresi, la maggioranza dei calabresi, che si sentono orgogliosi di avere una classe dirigente che sta dimostrando con i fatti che la Calabria si può governare. Quindi una grande squadra dalla Calabria a Roma in Europa che vede Forza Italia protagonista in questo momento di cambiamento. Sono molto felice della qualità dei rapporti all'interno di Forza Italia in Calabria e del lavoro straordinario che sta facendo il coordinatore Francesco Cannizzaro, perché ha saputo suscitare ulteriore entusiasmo, ulteriore voglia di essere protagonisti. Sono certo che Forza Italia avrà alle prossime europee in Calabria uno dei risultati migliori d'Italia, e questo grazie alla classe dirigente che questo partito ha dimostrato di avere sul territorio, forse anche grazie al fatto che la classe dirigente ha qualche argomento da comunicare, perché credo che in questi 2 anni e mezzo i calabresi si siano resi conto della enorme quantità di impegno che il governo regionale ha prodotto, tentando di invertire la rotta in una regione che per troppi anni ha nascosto al paese le sue straordinarie ricchezze. Tajani è stato spesso presente qui in Calabria, ha dimostrato sempre grande vicinanza al gruppo dirigente di Forza Italia in Calabria. Con lui c'è un solido rapporto che non è solo politico ma è anche di amicizia, e che riguarda sia me che Francesco Cannizzaro. Noi riteniamo Antonio Tajani, unitamente a Giusy Princi, il vero candidato della Calabria per le europee. La corsa è sulla Lega? No, la corsa è soprattutto su quelli che non sono andati a votare negli anni passati. Noi ci auguriamo un successo di tutto il centrodestra in Calabria. Non abbiamo l'ambizione di rubare voti a Fratelli d'Italia o alla Lega, anzi facciamo gli auguri a tutti i candidati di Fratelli d'Italia e della Lega. Siamo coscienti del fatto che Forza Italia, come forza rassicurante in Calabria, anche come forza di buon governo, possa avere un risultato molto importante, e lavoriamo per questo. Presidente, si candida il vicepresidente della Giunta, il presidente del Consiglio regionale, diversi consiglieri regionali di maggioranza. Queste europee alla fine non rischiano di diventare anche un tagliando, una sorta di giudizio anche per questa legislatura regionale guidata da lei? No, io ho sempre pensato che il giudizio che i calabresi devono avere sul governo regionale dipende dai
dalla quantità e dalla qualità dell'impegno del governo regionale per affrontare e tentare di risolvere i numerosi problemi della Calabria. Quindi non ho mai considerato i test elettorali come test sul governo, considererò chiaramente un test vero quello che ci sarà fra 2 anni e mezzo se dovessi decidere di ricandidarmi.